Benvenute in questo nuovo video. Io oggi sono un po' così, un po' assonnata perché stanotte non ho dormito, ho avuto di nuovo le vampate. Quando ho quelle maledette vampate non riesco più a dormire, mi sento male. Adesso io sono qui che mi sono preparata le verdure per fare il minestrone. Eccoli qua. Allora, consumerò queste due melanzane che si stanno rovinando, una zucchina, una carota, delle patate, mo vedo, le faccio, se mi bastano non le sbuccio tutte, mo vediamo, non le sbuccio tutte, mo vediamo, e niente, la zucchina l'ho detta, queste qua, e poi metto i funghi, li apro dopo i funghi, adesso mi metto e pulisco le melanzane per prima, e poi mi fate compagnia. Grazie, dopo. Mi non sono sbucciata, quando si sbuccia si fa meglio.
ragazze, ho finito, li ho lavati e li ho messi già nei sacchetti, vedete? Me li sono fatte 3 porzioni, tutto minestrone fatto in casa. E niente, così adesso me li vado a mettere nel congelatore, mi lavo i piatti che ho sporcato e poi devo andarmi a fare il letto. Io vi mando un bacio e ci vediamo più tardi o penso ancora domani. Ciao! Buonasera ragazze, sono a letto, mi sto guardando la televisione e niente, credo che noi ci aggiorneremo domani, penso di sì. Oggi io ho fatto poco e pochissimo perché questa notte non ho dormito di nuovo, insonnia di nuovo le vampate, cioè è una questione proprio che... una situazione proprio assurda. La sera non riesco a dormire, è raramente, alcune notti dormo, alcune notte no. E niente, sono a letto con il mio pigiamino nuovo. Fa freschetto ragazzi, però io sto con la finestra aperta, sto. E niente, domani dovrò uscire qui. Mi sta sbucando un amichetto. Vabbè. Oh mamma, ragazzi, io a letto proprio... non so proprio firmare. Comunque, laggiù si vede la mia bottiglietta dell'acqua. Io lì ho sempre le medicine perché sono scordarella e me la devo mettere di fianco perché io la mattina presto, prima di alzarmi e fare tutto quello che devo fare, prendo l'Eurotirox, la mia pasticchetta, che dovrò andare dalla dottoressa a vedere un po' di farmi di nuovo le analisi, dovevo fare, le devo fare e vedere se faccio di nuovo la visita. E niente ragazze, io vi do la buonanotte e ci vediamo penso domani. Notte ragazze, vi voglio bene, a domani. Buongiorno ragazze, che bella visione stamattina, eh? Questa è la fascia nuova che ho comprato, mi sono fatta la skin care, mi sono messa una maschera della Jo Mar e voi direte, mazza come brutta, vedo brutta pure io. E niente ragazzi, sono in cameretta perché devo andare a stendere la roba. Prima di spaventarvi da lontano vi dico che mentre lei fa il suo lavoro io mi stendo la roba. Così già faccio qualcosina, che poi devo andare a cucinare e rifarmi il letto. Adesso vi appoggio sul cavalletto e niente ragazze, pigliatemi così oggi. A dopo!